Ciao ragazzi, ben arrivati sul canale. Visto il recente interesse verso il progetto Fanless Cooling, ho deciso di fare questo breve video guida per mostrarvi come è configurato sulla mia stampante. Spero con questo di rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte in giro per la rete. Ora, prima di farvi vedere due schemi alla lavagna, diamo un'occhiata da vicino a come sono configurati i soffiatori sulla mia stampante. Come avrete notato dalle immagini, i soffiatori non sono allineati, ma sono leggermente sfasati. Questo perché? Prima di tutto dobbiamo considerare come esce il flusso d'aria dal soffiatore. Allora, qui abbiamo la vista dall'alto di un soffiatore e la vista da di fronte. Dall'ugello esce un flusso d'aria principale, forte, che qui è segnato in rosso, che sarà circa così. Accanto al flusso d'aria forte c'è un flusso d'aria più debole, che è segnato in azzurro. Ok? Ora vediamo come sono posizionati. Questa è la punta del nozzle. I soffiatori avranno un getto che sarà circa così. Quindi il nozzle è sotto l'aria a basso flusso, il flusso principale gli passa accanto. Stessa cosa visto da di fronte. Avremo il flusso principale che va subito sotto la punta. E avremo il flusso secondario che investe la punta. Quindi la punta del nozzle è sempre sotto un flusso d'aria costante, ma leggero. Questo è come io ho settato i soffiatori sulla mia stampante, seguendo queste due regole qua. Ora, per rispondere a una domanda che mi è stata fatta spesso,
Qual è la differenza che ho notato tra l'uso dei soffiatori e l'uso della ventola classica? Mi dispiace, ma non lo so. Nel senso che io ho montato la stampante e fin dalle prime stampe ho usato il soffiatore. Se andate a guardare i primi video dove stampo delle cose, noterete che c'è un tubicino al lato. Avevo un soffiatore unico. Da lì mi sono evoluto con due. Ora, partendo dal presupposto che se l'oggetto viene stampato bene, vuol dire che fanno la loro funzione, sia la ventola classica che i soffiatori. L'idea è che se voi considerate che qua c'è l'hot head, con la ventola classica si andava ad raffreddare anche questa parte qua, mentre con l'uso dei soffiatori si ha un getto più preciso dell'aria che lo si può mettere subito sotto e quindi evitare che ci sia un raffreddamento della testina. Ovviamente, soprattutto sui primi layer, c'è del ritorno d'aria verso la testina, perché qua c'è il bed. Ma è un ritorno d'aria veramente limitato ed è anche un ritorno d'aria calda perché tocca il bed, tocca la stampa, l'aria che ritorna in su è più calda. Bene, questo è tutto, spero che la cosa vi sia utile. Buon lavoro. Ciao, alla prossima!